Mille grazie, mille grazie. Allora, io direi adesso, logicamente, se avete, e spero che abbiate voglia, desiderio di approfondire ulteriormente anche attraverso domande, quesiti, interventi, abbiamo pensato di limitare un po' a un paio di minuti, 4 minuti a testa. Io volevo fare una domanda. Sì. Visto che ci stiamo preoccupando della nostra salute. Certo. Le autostrade, quante porte di sottilità? Giusto, verissimo. Le autostrade producono grandi quantità di polveri sottili. Anche la terza corsia, perché non bastano più le strade per camminare con i mezzi. Rispondo, guardi. No, giusto. No, no, lei ha ragione. Ascolti. Ci preoccupiamo di un. No, no, lei ha ragione perfettamente. Le posso dare un consiglio, però? Sì, sì. Dice, guardi, c'è lui che mi sta gonfiando da botte. Dice, porca miseria, ce ne sono altri 10. Sì, ma intanto sistemiamo lui, perché sennò questo mi ammazza. Allora, la tecnica. Non facciamo sì ma, perché sennò ci facciamo male. L'autostrada è... No, sono d'accordo, l'autostrada. Guardi, lei tenga presente, l'autostrada o la strada, comunque quelle ci sono. Allora, perché vogliamo volete parlare di qualcosa che non c'è? Ecco qual è il problema, affermiamo quello che non c'è. Poi parlerete anche dell'autostrada. Non cadete in quell'errore, c'è anche la salaria, non c'è solo la salaria. C'è tutto. Non perché quello c'è, non voglio, vabbè, quello c'è, non fa niente. Anche perché il monitoraggio ambientale che la Gas Plus ha svolto proprio all'Agraria dimostra chiaramente che quel quartiere è più inquinato del monitoraggio che viene svolto a San Benedetto, in Piazza Colbe. Per cui quella situazione è già critica per sé senza la centrale. La centrale è un ulteriore carico, piccolo o grande che sia, è un ulteriore carico a una situazione già degradata che è preesistente. Allora facciamo qualcosa di più, chiediamo anche che ci mettano almeno, che ne so, dei filtri, dei qualcosa che ci riduca almeno. C'era anche un'idea, quella di limitare la velocità nel tratto praticamente che concerne tutta la sì, vabbè, anche i pannelli, ci sono diverse possibilità, però come detto la situazione in quel quartiere è già degradata di per sé. Scusate, io vorrei ritornare un attimo all'argomento centrale, perché l'ultimo che ha parlato ha detto mica ci abbiamo scritto Giocondo. Ora io vorrei parlare da San Benedettese, ma mi permetto di parlare da agronomo. Il progetto in senso generale secondo me ha un difetto che anche un bambino capisce. Io sono abituato a parlare di bilanci e di bilanci energetici. Questo progetto ha un difetto iniziale che ha un bilancio energetico negativo. Datemi un minuto, sprechiamo energia per portarla lì, sprechiamo, non sto facendo i numeri, poi si potrebbero fare, sprechiamo energia per realizzare l'impianto, va sommata, sprechiamo energia per pomparla, sprechiamo energia per ripomparla fuori, quindi è una procedura che ha un rendimento inferiore allo zero. Questo lo sanno anche se ci mettiamo sulla carta. Io quando alimento un bovino do a mangiare, mi dà del latte, ha un rendimento 10, 4, 7. Questo è al di sotto dello zero, quindi antieconomico. Prima cosa che va detta, quindi come non possiamo farci dire Giocondo come cittadini. Seconda cosa, se però non c'è tornaconto, benissimo, non c'è tornaconto, il problema è un altro. Qualsiasi tipo di attività come questa, mi piacerebbe sentire il sindaco, porta in ballo milioni di metri cubi di gas, quindi di energia. Di per se stesso l'energia è già di per se stesso un pericolo. Lo è perché una bomba è energia. Ora, qualsiasi procedura che viene svolta per trasformare l'energia, la caldaia a gas di casa, una bomba o questo, si dà il caso che non me la posso fare dentro casa. Quando io monto la caldaia ho delle normative che mi vincolano in caso di fortuito incidente a far sì che lo sfogo
dell'energia, quindi mancato controllo dell'energia, avvenga in un ambiente libero. Noi ce la lasceremo fare sotto casa. Quando mi dicono che il coefficiente di rischio è basso o nulla, questo non significa che non esista o che non esista fra qualche anno. Quindi perché dovremmo farci fare sotto casa una procedura che potrebbe avere, facciamolo più in là, io dico, di fatto credo che questo è come andare a potare il ramo di un albero sedendosi sul ramo dalla parte che poi tagliamo. Bisogna potarlo l'albero, sì, ma mettiamoci dalla parte in cui non veniamo danneggiati. Per questo dico, non facciamoci prendere veramente per dei tonti. Il bilancio energetico ci dà ragione. Un'opinione. No, io ho scritto un intervento, ma rubo solo 3 minuti per dire quello che penso. Intanto penso che è importante che si sia discusso in senso tecnico, perché si è capito, se qualcuno avesse qualche dubbio, di come stanno effettivamente le cose. Quello che penso io, e lo dico in 2 minuti e lascio subito il microfono, è che, e parlo da cittadino, dobbiamo prendere in considerazione che l'attuale sindaco ha, rispetto all'informazione che ci doveva dare, è inadempiente. E quindi io come cittadino dico che il sindaco dovrebbe dimettersi e si dovrebbe andare alle elezioni per eleggere un altro sindaco, perché sono convinto che soltanto avendo un sindaco e una giunta diversa possiamo approdare. Ovviamente, e concludo, siamo qua anche per le lotte che penso che dobbiamo fare e mettere in campo, perché una proposta che io ho fatto è certamente non attuabile nell'immediatezza, anche se l'obiettivo è questo. E quindi dobbiamo, secondo me, rifare continuamente queste manifestazioni per cercare di fare in modo che si possa effettivamente sapere quali sono non solo i rischi che sono stati ben presentati, ma che a un certo punto l'amministrazione comunale, la regione, la provincia, pubblicamente, come si è tenuta questa manifestazione, possa effettivamente dare le dovute dichiarazioni, e vi ringrazio. Sicuramente l'amministrazione comunale sta organizzando diverse iniziative, una ieri sera attraverso il Partito Democratico, un'altra attraverso una commissione tecnica che è stata indetta, istituita, per cui sicuramente se ne parlerà nei tempi a venire. Altri interventi? Io non volevo chiedere una cosa, perché non ho capito questo, le spiegazioni sono state tante. Perché c'è un interesse a fare questo centrale proprio qui, quando si potrebbe fare a 5 km all'interno, 10? Cioè, qual è l'interesse? Questa è la prima domanda. Poi se c'è la risposta. Il problema non va ricercato nella singola questione, ma in un concetto generale. Adesso vi meraviglierò un po', mi darete del matto. Vedete, non è vero che esistono i ladri. Sono matti? No. È vero che esistono le ree furtive. Cosa va detto? Cioè, i ladri vanno a rubare dove c'è. Cosa va detto Canafori? Si aggredisce il territorio. Se il territorio si difende, vanno via. Guardate che tutte queste imprese di, diciamolo pure, di speculazione, non solo questa, ma potrei parlare di tante altre imprese, aggrediscono i territori, fanno 5, 6, 7 progetti per portarne a casa uno, due. Dove è più facile per loro entrare, entrano. E dov'è che è la loro refurtiva? Allora, il furtivo è nel non rispetto delle normative europee.
Cosa significa non rispetto? Un progetto finanziario, un progetto di intervento deve essere in base all'Europa corredato non solo dal progetto ingegneristico, cosiddetto tecnico, ma dal progetto finanziario, dal rimborso dei danni arrecati ai terzi coinvolti loro malgrado. Guardate che c'è il codice civile, è lecito in Italia arricchirsi, è lecito, ma non a scapito degli altri. Codice civile. Allora, quando il sindaco, non di San Benedetto, di qualsiasi posto, quando il presidente della regione non chiede alla ditta, si chiama Gas Plus, si chiama Merloni, si chiama Gas de France, si chiama Edison, allora tu nel fare il progetto hai dimenticato una cosa molto semplice, hai dimenticato di indennizzare i cittadini, che è un parte del costo. Ma perché siamo in crisi in Italia? Perché non siamo più europei? Perché non teniamo più il passo con l'Europa neanche in questo. E quindi non vinciamo più le gare. Ecco che i francesi vengono da noi. Perché viene da noi Gas Plus? Perché in Francia non glielo fanno fare alle condizioni che lo fanno in Italia. Hai capito? È molto semplice. Non glielo fanno fare perché gli chiederebbero a lui come lo indennizzi in Francia. In Italia no, allora vengono qui. Il ladro arriva perché c'è una refurtiva. Territorio debole non si difende, territorio forte respinge. E guardate che qualsiasi ripresa economica ricomincia dai territori forti. Avete mai visto i nostri vecchi costruire le case sul terreno melmoso? Le case si costruiscono sul terreno sano. La ripresa economica avverrà nei territori che avranno dimostrato di sapersi difendere, di essere integri. Nei territori in cui c'è la palude non si va a investire. Sì, mi date 2 minuti. La cosa è poco chiara perché non vedo l'interesse a fare un lavoro in un posto densamente popolato quando le resistenze della popolazione potrebbero essere molto minori a 2 chilometri all'interno dove c'è un mezzo deserto. Magari, non lo so qual è. Comunque, a parte questo, io quello che ho capito è che il sindaco ha dato in carico all'università di fare una ricerca per dire se ci sono le norme a posto e ha dichiarato, quello che ho capito, che se ci sono rischi per la salute lui non autorizzerà. Adesso è possibile che queste siano tutte balle, però questo è lo stato dei fatti oggi. Un'altra cosa, se lo manterrà, se non manterrà, siamo io. A me non è che mi piace avere questa centrale qua, però voglio dire, questi sono i termini della faccenda a oggi. Un'altra cosa, stiamo parlando, cioè ho avuto una dichiarazione sulle polveri sottili eccetera eccetera, però qui parliamo, non lo so quali sono i rischi legati a questo centrale di stoccaggio, questo non mi è stato chiarito. Parliamo di metano, voglio dire, tutti noi lo utilizziamo, se fosse utilizzato per le auto saremmo anche meno inquinati, cioè bisogna vedere tutte le cose con il loro equilibrio, secondo me. Nel senso che potremmo anche dire no, noi vogliamo vietare che vengano prodotte le automobili perché ognuno di questi strumenti produce una grandissima massa di polvere sottile. E secondo me è sacrosanto. Quanti sono andati fuori di qui a fumare una sigaretta? Cioè, ci facciamo, tutte le cose vanno fatte con un certo equilibrio. Grazie. Io direi di che questa osservazione è pertinente, però è altrettanto pertinente un punto della nostra diffida da presentare, che stiamo presentando. Come vi ho detto durante la presentazione, esistono diverse pubblicazioni che testimoniano gli effetti di stoccaggi del gas come questo. Vi leggo testualmente dalla diffida, che mi sembra anche pertinente all'osservazione del Signore, che un differente studio del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di California a Los Angeles riporta testualmente: l'esperienza ha dimostrato che gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono creare un serio rischio di esplosione di incendio e non dovrebbero essere situati sotto centri abitati. È virtualmente impossibile assicurare che il gas non migrerà verso la superficie. E ancora, la vita operativa di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas non supera di norma i 50 anni. Tuttavia, anche se l'impianto non avesse perdite all'inizio attività, probabilmente le avrà con il tempo. La questione importante non è se l'impianto di stoccaggio avrà perdite, ma piuttosto quando le avrà. Ora, questo
cercano di farlo qua e non più lontano. Le rispondo dal punto di vista strettamente tecnico, e cioè anche nella problematicità di un impianto del genere esistono dei luoghi dove questa cosa si può fare e altri posti dove non si può fare. Non è particolare. Io ho già detto prima, per favore, 600 impianti in giro per il mondo, e a quanto mi risulta non esistono impianti sotto una città strettamente densamente popolata. Dal punto di vista, sono diverse anche le condizioni dal punto di vista geologico. Non tutti i terreni hanno quelle condizioni lì che ho descritto precedentemente. Ci vuole una situazione del genere, ci vuole una zona particolare, ci vuole un riservoio confinato, ci sono tutta una serie di norme strettamente tecniche dove in realtà, vede, come l'avevo detto durante la presentazione, le zone di analisi per le industrie petrolifere non è che si limitano solamente a quello dove ci sono le estrazioni. Dal punto di vista dell'analisi preliminare si fa in tante più zone, poi ce ne sono alcune che vengono abbandonate perché non si ritengono idonee all'estrazione o perché non è conveniente l'estrazione, eccetera eccetera. Quella allineazione, quell'immagine che vi ho fatto vedere sovrapposta alla cartografia con tutte quelle fratture veniva proprio da un'analisi fatta da un'azienda petrolifera negli anni 80, credo, vado a memoria, in un terreno, in una zona un pochino più a ovest di quella dove si vuol fare lo stoccaggio, cioè al cavallo fra Monsanporto del Tronto, Spineto, di quella zona lì, dove però il progetto è stato abbandonato ancora prima di cominciare a fare estrazione. Quindi non è detto che in una zona giacimento sia conveniente estrarlo e poi successivamente utilizzarlo per lo stoccaggio. Questo qui c'era un giacimento, è andato esaurito, o meglio si è raggiunti, come si dice, il pareggio, cioè non c'è più stata convenienza di tirar su il gas dal giacimento e si è pensato di utilizzarlo in questo senso. Poi l'utilizzo come stoccaggio in sotterraneo si può fare in diverse forme e in diversi luoghi, però purtroppo è incompatibile con una città densamente popolata. Buonasera, io sono Cappelli, abito a San Benedetto e sono stato nominato di recente coordinatore di questo comitato di vigilanza, di controllo che il sindaco ha nominato, di cui fanno parte un po' tutti i capigruppo dei partiti, aderito anche il Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto una prima riunione e ci siamo dati proprio come compito quello di informare, di approfondire, per cercare di capire le criticità senza dover poi così schierarsi a prioristicamente a favore o contro questo stoccaggio del gas. Devo dire che questa sera, questa riunione, mi è sembrata di buon livello, mi complimento con gli organizzatori. Se dovessi confrontarla con quella di ieri sera, la zona agraria, la palestra, insomma, dove c'è stata una sorta di bolgia incredibile, sarà stata anche perché il luogo è più dispersivo, insomma non c'era verso di poter fare un discorso, insomma. È vero che ieri sera magari quelli che dovevano intervenire non che fossero a favore dello stoccaggio, ma insomma erano tecnici regionali e quindi in qualche modo erano molto invisi alla popolazione locale lì dell'agraria, quindi insomma volevo fare un intervento, ma mi sono guardato bene a farlo perché c'erano minacce, urla e quant'altro. Dunque sono anche geologo, quindi non è che voglio entrare in conflitto con quello che lei ha detto. Lei ha fatto una relazione estremamente interessante, è entrato nei dettagli e quello che mi premeva un poco dire questo, io ho apprezzato moltissimo questa relazione, anche quella del dottore sulle polveri sottili, volevo fare soltanto due brevi precisazioni. Il livello della discussione è stato molto elevato, diceva, e siamo riusciti ad andare ad aumentare la nostra conoscenza, e come diceva il dottor Vantaggi, questa conoscenza dà effettivamente più libertà di scegliere. Io come coordinatore non è che sia schierato a favore o contro questo stoccaggio, devo portare avanti questa linea di favorire una maggiore conoscenza, perché in città poi si sono dette delle cose anche molto, molto strane su questo stoccaggio, va detto, insomma, perché se noi vogliamo opporci allo stoccaggio ci possiamo opporre con delle argomentazioni razionali, logiche, come quelle che ho sentito questa sera, non immaginando che ci sia sotto una sorta di drago con una lingua di fuoco che viene fuori, un mostro, una bomba sotterranea, una cavità immensa dove andremo a mettere questo gas. Insomma, il geologo ha detto molto bene, questo è un giacimento convenzionale,
Quindi si va a rimettere gas dove già c'era gas, mentre un punto di partenza significa che io mi voglio schierare in un modo e in un altro, cioè perché ci sono anche dei giacimenti speciali, quelli che vanno a utilizzare, che so io, vecchie cave ed altre storie. Quindi quello che, adesso vedendo quindi al, diciamo così, al perché di questo mio intervento, il primo è che io vorrei invitare il dottore Angelini a queste riunioni, perché lo chiedeva la stessa Ferritto l'altra sera, se dei tecnici di altro, cioè non è che esistono dei tecnici, voglio dire, di destra, di sinistra, o che possono essere aprioristicamente a favore, cioè per allargare il nostro discorso, visto che lui ha anche a disposizione una serie di dati importanti, allargarlo, farlo intervenire al nostro comitato, quindi prima ancora che ci sia questo incontro con la Gas Plus del 23, che è un incontro abbastanza importante secondo me, perché noi in quella sede possiamo andare a rappresentare con forza le criticità che esistono. Anche se alcune delle cose dette questa sera sono state esagerate, che so io, quel signore, l'avvocato che ha parlato prima, lui stesso si è giustificato dicendo che non era addetto ai lavori, molto spesso, e il geologo può confermarlo, non si può, che so io, paragonare la raffineria di Falconara a quello che andiamo a fare qua, perché questa significa, lui non voleva farlo, però l'ha detto così, è un accostamento del tutto illogico, voglio dire, così come di parlare di Gela e di San Benedetto. Con questo non voglio dire che la cosa va fatta, ma sono due cose totalmente diverse, in un rapporto 1 a 1000, 1 a 1 milione, d'accordo? Cioè, no, voglio dire, io adesso non voglio fare polemiche, poi c'è qui un geologo, guardate, no, lui stesso potrà rispondere che, voglio dire, la raffineria è qualcosa dove arriva petrolio greggio che dovrà essere lavorato, e tutto. Qui arriva del metano dalla rete nazionale, tanto per dire delle cose logiche, poi non significa che si deve fare questa cosa qui, noi prendiamo metano che già ha specifica dalla rete nazionale, a 70 atmosfere, e lo mettiamo sotto, poi qualcuno dice ma metterlo sotto, riportarlo fuori, c'è un problema energetico, questo è anche vero, ma si tratta, così dicono, questo è abbastanza logico, di regolarizzare quello che è il flusso del gas, cioè questo gas si andrebbe ad accumulare nei mesi in una visione poi strategica del paese, non soltanto delle Marche, che poi l'Italia non ha grandi riserve energetiche, in attesa di un decollo definitivo delle energie alternative, un paese deve avere anche, porsi il problema anche di come affrontare un'eventuale crisi internazionale, come poter, ma questo poi ci porterebbe, cioè di tutto questo possiamo discutere poi anche in questa sede, e non significa questo voler già dichiararsi a favore o contro un sito, significa dire delle cose secondo me piuttosto logiche, cioè paragonare una raffineria ad uno stoccaggio di metano è una cosa del tutto veramente illogica. Dopodiché, voglio dire, noi accumuliamo del metano, cioè io voglio, ti dico questo perché un attimo, accumuliamo del metano. Sì, io avrei voluto fare un intervento più lungo per cercare di argomentare meglio quello che voglio dirti, perché in questo percorso ci sono molte delle criticità che io stesso vorrei sottolineare, perché quando noi andiamo per esempio a parlare delle possibilità di esondazioni, questo è un argomento che è stato affrontato e che è verissimo, cioè effettivamente quando si parla di zone 2, 3, 4 vengono cambiate e così via, non si fa i conti col fatto che il fiume Tronto nel suo tratto finale è stato completamente violentato. Il Tronto aveva una foce a delta, adesso ne hanno fatto un estuario forzato con due argini, se arriva una piena, come ne ho viste anche io da bambino, con 1000 metri cubi al secondo di acqua, non c'è argine che ottenga, è chiaro che lì c'è un allagamento, questa è una criticità evidente, come ce ne sta un'altra, quella sulla fase, diciamo così, di preparazione, perché in fase di esercizio, qualora si dovesse fare questo impianto, la situazione diventerebbe più leggera di quella della fase di realizzazione, perché in fase di realizzazione, quando si devono scavare i pozzi che funzionano motori potenti per far girare le trivelle, lì sì che si produce questo particolato, poi loro dicono che rientra nelle norme di legge, questo è oggetto di dibattito e di quello che si diceva prima, ma in fase di esercizio, insomma, anche su questo famoso, e questo volevo chiederle due domande finali, questo gas che va nell'aria, questo gas flaring, dovrebbe avere una composizione dal metano, propano, butano, non so se lei ha qualche elemento in più. Poi l'ultima domanda è sulla superficie, tanto per andare al discorso, poi il discorso lo continueremo in un'altra sede. Qual è la superficie in chilometri quadrati di questo reservoir che lei ha delineato con queste due faglie? E se crede, questa è la domanda fondamentale che la faccio come geologo, se questo ciclo, dottore, se questo ciclo diciamo così di emissioni di gas eccetera possa veramente, se lei ritiene che questo possa in qualche modo riattivare queste faglie. Prima
c'è il signor May che voleva rispondere alla prima parte della sua domanda. No, c'è solo una riflessione da fare, no? Dice un mio amico che si chiama Paul Connett, che è un accademico americano ed è un grande tecnico, un grande chimico: non affidate il vostro futuro ai tecnici, sarà ben misero. Con questo non va sottovalutato il lavoro dei tecnici, guardate bene, che è prezioso, ma va inquadrato nel contesto che serve all'uomo, non nel contesto che serve ai tecnici. Il geologo prima ha fatto delle domande che non sono per noi, non siamo noi a proporre il giacimento, no. Noi siamo cittadini che vogliono difendere i loro diritti e noi chiediamo agli imprenditori e alle istituzioni e poniamo delle domande, siamo noi a porre le domande, non noi a dover rispondere, pur sapendo ed essendo capaci di rispondere a alcune cose. Le domande a cui non ci rispondono in questi progetti sono quelli che sono il testo che vi abbiamo invitato a firmare, che molti di voi avete firmato. Noi vogliamo e desideriamo dal proponente la valutazione di impatto sanitario. Signori, a me mi dice se è più o meno, ma cosa diceva Totò? È la somma che dà il totale. Siamo in una situazione inquinata, con le PM10 che ci fanno male, anche se è un solo grammo in più, è un solo grammo che si aggiunge a una situazione già fuori legge, e non è un solo grammo. Ma la valutazione di impatto sanitario c'è o non c'è nel progetto? Questo domandiamo. Secondo, assicurare il rispetto delle norme di prevenzione di incidenti rilevanti. Oh, ma qui c'erano prima gente della protezione civile che sono addetti a questo. Ma se questo impianto è soggetto alla legge Seveso, mi fate vedere il piano di evacuazione se succede un incidente? Ma il piano di evacuazione di per sé non è valido se i cittadini non si sono informati e non sono stati informati. Se io non so dove andare, se accade un incidente, a che serve che c'è il piano chiuso in un cassetto? Quando andate in un edificio moderno, vedete via di fuga se c'è l'incendio, andate qui, andate là. Scusate, se scoppia qualcosa lì, lui dove andiamo? Possiamo domandarlo o no? È assicurato. Esatto. 3. Ad esigere il valore dei danni patrimoniali. Ma scusate, io ho fatto la casa, non l'ho fatta io sto da un'altra parte, ad Agraria, sto pagando il mutuo, ma se vado a vendere quella casa, il mutuo che pago è superiore a quello che ricavo. E perché? Ma chi sono io? Perché vengo espropriato del valore della mia proprietà? Ma la Costituzione dice il rovescio, il sindaco, la legge, la Costituzione. Se la legge è il primo cittadino, deve difendere e tutelare il cittadino che gli paga le tasse nel suo comune. O no? Non lo so io, A esigere che venga scientificamente dimostrato e quindi garantito, il discorso che faceva, e non troveranno le assicurazioni perché nessuno le assicura, questi danni, che l'intervento non avrà ripercussioni e non determinerà interferenze con le falde. Insomma, se può sapere, questo è possibile saperlo o no? Garantito. C'è le assicurazioni, c'è le fiduzioni, c'è tutto. C'è i Lloyd di Londra, assicurano tutto. Allora, se l'intervento è sano, vogliamo vedere se siamo garantiti o no? Mica si può? L'ho capito. A non autorizzare ulteriori emissioni di inquinanti atmosferici, l'ho già detto, Totò. Sana filosofia è la somma che dà il totale, non è la singola legge. Perché sennò moriamo a norma di leggi. Prima di tutto viene l'ordinamento giuridico. Il territorio non è sano, allora non si può aggiungere inquinamento. Allora invece di studiare come produrre energia, sarebbe ora che si spendano i soldi per studiare come ridurre le emissioni nel territorio. Allora, a non procedere al rilascio dell'autorizzazione senza che siano coinvolte nelle informazioni e nella concertazione le istituzioni e le popolazioni dei comuni interessati. È vero, l'impianto è San Benedetto. Ma l'influenza dell'impianto ricade solo su San Benedetto e a Ripatrasone, a Monteprandone, a Civitella. Questi sono cittadini di serie B. Ma guardate che la legge regionale, la 7/2004, e la legge nazionale, la 3/32, prevede il coinvolgimento anche di questi. E quindi le firme le faremo anche lì, dappertutto, coinvolgendo il territorio. Perché è un territorio unito, non è solo San Benedetto, cioè San Benedetto è il perno, il centro. E ricordatevi di una cosa, e qui non parlerò più dopo, non si può aiutare chi non si aiuta da solo. Aiutateli, troverete chi vi aiuta,
ma se non vi aiutate da soli, nessuno vi aiuterà mai. Allora, intanto ringrazio il dottor Cappelli per il suo intervento, dov'è? Ringrazio il dottor Cappelli perché l'intervento del presidente della commissione che è stato istituito dal sindaco da Lustro a questa occasione. Poi dico al dottor Cappelli che nonostante sono otto mesi e sette incontri più o meno in cui incontriamo le persone e cerchiamo di fare un'informazione quanto più corretta possibile, oggi è la prima volta in cui parliamo di sottosuolo, non a caso, perché le problematiche legate al sottosuolo sono direi piuttosto rilevanti in questo caso qui e vanno sviscerate in ogni maniera. Diciamo che la mia posizione personale è chiara, perché la mia posizione è contro questa centrale di stoccaggio, quindi non ne ho fatto diciamo così mistero a nessuno nel corso degli ultimi mesi, quindi chi quando parla qualcuno con me, però sento il dovere altrettanto preciso da geologo, da studente, giorno dopo giorno, da scienziato, da piccolo scienziato nel mio essere, di informarmi e di cercare sempre la verità. Quindi abbiamo parlato di sottosuolo solo oggi perché comunque ci sono stati alle spalle 9-10 mesi abbondanti di recupero di informazioni, di studi approfonditi, per quello naturalmente che potevamo fare, dato che i dati che sarebbero necessari per mettere la parola definitiva su questa situazione, purtroppo allo stato attuale ce l'ha solamente l'azienda proponente. Quindi fra le cose che auspico è anche quella che questa azienda prima o poi metta a disposizione anche questi. Speriamo che vada così. Per quanto riguarda il resto posso dirle che mi auguro insomma che verranno ascoltate le opinioni di tutti quanti e insieme si prenderà una decisione serena. Io per conto mio l'ho già presa da questo punto di vista, però questo non significa che non sia aperto a discutere di varie problematiche che possono saltare fuori, perché come ripeto ce ne sono tante e molto complesse. Allora, volevo ricordare che, come giustamente si è detto, che il nostro interlocutore adesso è la Gas Plus, naturalmente. Siccome il 23 c'è una commissione in comune insieme alla commissione che è stata istituita dall'amministrazione, siccome si diceva che noi dobbiamo essere compatti, dobbiamo essere uniti, dobbiamo far vedere che comunque sia non siamo disinformati sarebbe magari l'occasione opportuna per far sì che, visto e considerato che questa riunione è aperta al pubblico, perché è stata aperta poi, perché inizialmente si era pensata di farla chiusa, poi dopo si è scoperto che c'era la possibilità tramite una legge che questa commissione, questa riunione potesse essere aperta a tutti i cittadini, perché tutti i cittadini debbono partecipare a quella che è una cosa, a una costruzione di così alto impatto ambientale, possono dire la loro. Quindi io vi invito a tutti i presenti di poter partecipare, magari di fare uno sforzo il 23, anche se siamo sotto il periodo festivo. Dovrebbe essere a mezzogiorno, infatti mi dice, dovrebbe essere a mezzogiorno il 23, di poter partecipare a questa riunione per farci vedere uniti, compatti, sarebbe magari opportuno che ognuno di noi qui presente, stasera ne eravamo tanti, potessimo anche dirlo all'amico, al conoscente e tutto, e magari portare anche altre persone. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Andrea Traini, sono il presidente del quartiere Agraria e quindi direttamente interessato a questa vicenda che in realtà interessa un po' tutto il comune di San Benedetto e i comuni limitrofi. Sinceramente sono molto preoccupato per quello che sta succedendo, per quello che potrebbe succedere e soprattutto per la polemica che si è inasprita negli ultimi tempi e soprattutto anche ieri sera c'è stato un incontro alla palestra del quartiere Agraria in cui insomma l'amministrazione comunale cercava a mezzo del PD
di dare ulteriori informazioni che in realtà poi però non sono state date, perché anche perché magari la gente non lo ha permesso, perché ci sono stati anche, diciamo, degli interventi un po' irruenti. Detto questo, io come Presidente del Comitato di Quartiere, così come i miei colleghi, abbiamo realizzato una conferenza di Presidenti e abbiamo anche realizzato un documento comune dove abbiamo manifestato il nostro dissenso, ma il dissenso non a prioristico, il dissenso innanzitutto sull'informazione che di fatto è mancata, perché lo stesso Paolo Perazzoli, consigliere regionale, ieri sera non ha nascosto che è un progetto che va avanti dal 2001, quindi insomma sono 10 anni. In 10 anni, io adesso non so il giorno esatto in cui il Comune è venuto a conoscenza di questo progetto, fatto sta che soltanto da 10 mesi se ne parla, o poco, quasi, o meno, comunque meno di un anno, cioè da quando un consigliere comunale di Rifondazione Comunista l'ha portato alla ribalta. Tra l'altro le assemblee, le riunioni e quant'altro sono state concentrate tutte negli ultimi 20 giorni, cioè nel senso in un anno fondamentalmente non c'è stato nulla. Almeno, cioè, i propositi sono stati tanti, tanto è vero che si è creato anche un comitato fra i vari cittadini che si chiamava, anzi che si chiama, perché il comitato è ancora esistente, conoscere per capire. Il problema è che l'intenzione di conoscere c'è stata, cioè, ci sarà ancora. Il problema è che dall'altra parte spesso le informazioni sono state filtrate, sono state poche, a tozzi e bocconi di fatto, quindi un'informazione concreta non c'è stata. No, a me, no. Detto questo, la nostra non è, come Presidente di Quartiere e io come cittadino, non è una posizione contrapposta all'amministrazione comunale, lo abbiamo detto, lo abbiamo ribadito, l'abbiamo anche scritto in un documento. Noi siamo dalla parte dell'amministrazione se l'amministrazione chiaramente ci metterà in condizione, insomma, di affrontare il problema, di chiarire tutte le questioni e magari anche di fare una battaglia insieme. Però il tempo passa, la procedura di via, questo famoso via che io fino a poco tempo fa nemmeno sapevo che esistesse, che sarebbe l'impatto, il documento per la valutazione dell'impatto ambientale, di fatto sembrerebbe essere quasi conclusa, però sono sempre informazioni prese indirettamente, sentite dai giornali piuttosto che dal tecnico di turno e quant'altro. Anche per questo abbiamo chiesto chiarezza, una calendarizzazione dei percorsi, delle procedure, dei documenti e delle fasi in cui passiamo. Detto questo, noi siamo contenti che comunque quantomeno se ne parli, che ci sia la partecipazione della gente, però facciamo appello proprio alla gente affinché questo problema non venga sottaciuto, non venga adesso magari buttato in un cassetto e parlato stasera finisce tutta quanta la problematica, perché poi nel medio e lungo termine magari qualcuno potrebbe anche stancarsi. Quindi chiedo come Presidente e come cittadino un aiuto a tutti voi e magari per fare una battaglia tutti insieme, una battaglia giusta. No, volevo dire solo due parole. Io ho ascoltato, ma di cose ne abbiamo tante da dirvi. Allora, questo progetto della Gas Plus è solo l'inizio di quello che potrebbero fare queste multinazionali se prendessero possesso del territorio. Io ho scoperto dei dati, ho scoperto per quale motivo ritengono San Benedetto un posto strategico. Loro dicono su un documento che San Benedetto è un posto per loro altamente strategico. Io ho documenti, sono in inglese, ma sono documenti della Gas de Suez, che è proprietaria e controlla la Gas de France. E che cosa ho scoperto? Ho scoperto il perché questo deposito di San Benedetto per loro è strategico, e loro stanno facendo di tutto per poterne entrare in possesso. Caso unico di tutte le centrali di stoccaggio in Italia, hanno messo i motori ad energia elettrica, che hanno un consumo di 88 miliardi di kilowattora l'anno, giusto? Milioni, 88 milioni di kilowattora l'anno, una cosa assurda. Tutta la centrale. Tutta la centrale, esatto. Ma perché fanno questo? Io mi sono chiesto perché questi insistono e combattono per mettere una cosa dove loro non avranno inizialmente visto tutti i consumi che avranno di energia elettrica e dei grossi guadagni. E poi l'ho scoperto perché.
Allora, vi è un altro serbatoio che parte da Montalto e arriva a Civitella del Tronto, di 187 km quadrati, quindi il doppio di quello di San Benedetto, che parte da Civitella del Tronto e arriva da Civitella del Tronto fino a Montalto, un serbatoio che è proprietario dell'ENI, è proprietario della Italiana Idrocarburi, è proprietario di altre due aziende, tra cui rientra anche un 10% dello Stato. E questo serbatoio è enorme, il doppio, ha dato pochissimo gas stranamente negli anni è stato fatto nell'82, quindi adesso sono 5-6 anni che questo reservoir non dà più gas, però è enorme. Poi ne abbiamo due grotte a mare, due. Ma poi che cosa ho scoperto? Che sono state rilasciate delle autorizzazioni di trovare gas, una in Abruzzo di 885 km quadrati, quindi abbraccia dove finisce il nostro, inizia una zona di quasi 1000 km quadrati di ricerca. E questo già c'ha la procedura del VIA, quindi hanno già l'autorizzazione per iniziare a trivellare per vedere dov'è il gas. E poi ce ne sono altre, non ve la faccio lunga perché voglio chiudere. Il problema qui non è lo stoccaggio di San Benedetto, signori, capitelo bene. Qui il problema è delle Marche e dell'Abruzzo. Il problema è, per loro questo è strategico perché è proprio al centro, ha due grossi serbatoi, quello di San Benedetto di 87 km quadrati, quello di Castel di Lama, ove fosse buono per fare lo stoccaggio del gas, è di 185 km quadrati. Poi abbiamo quello che stanno facendo in Abruzzo, che iniziano le ricerche adesso perché la via già operativa è verde, di 885 km quadrati. Ne abbiamo due grotte a mare che sono inattivi, uno a Carassai, più vicino Carassai, di 23 km quadri, uno più verso Grotta a Mare di 24 km quadri, più abbiamo altre due ricerche a Santa Maria Goretti di 222 km quadri. Quindi qui non dobbiamo parlare solo di questo progetto qui, che è una cosa assurda perché è unica al mondo sopra una città. A Sacramento, in California, un progetto del genere, che è sopra una città di 700 abitanti, fuori Sacramento, è 7 anni che è bloccato perché non c'è nessuna assicurazione che assicurano le persone che stanno sopra. Quindi di che cosa stiamo a parlare? Grazie. Brevemente saluto perché forse è il caso di...